Eccoci qua nuovamente rientrati per l'ultimo blocco di questa puntata speciale di Ora di Te con le attività di ogni categoria. Mi piacerebbe, caro Mimmo Mastandrea, vedere tutti insieme. Me li fai vedere un attimo tutti insieme? Eccoci qua, abbiamo un parrucchiere, Floranna di Mola di Bari, abbiamo Paolo Fumarulo, grande stilista di Sant'Eramo in Colle, poi abbiamo Domenico, eccoci qua, del Sagittario, ristorante Sagittario di Polignano a Mare, abbiamo anche Marcello della Bottega Uomo di Mola di Bari, abbiamo Michele Maria Mangano, gruppo folk band, qualcosa di eccezionale che porta in giro sempre nelle varie feste, ovunque tanta allegria, e poi abbiamo Aldo che ha una catena di bar e con dei problemi come tutti inerenti agli incassi e a quello che naturalmente bisognerà tirar fuori. Però io voglio fare ora una domanda a tutti e dovete essere leali nel rispondere, come lo siete d'altronde. Voglio capire da tutti voi se sareste disposti a continuare l'attività con una proposta del tipo: nell'anno 2020 si devono escludere completamente tutti i contributi, tutti i tributi, ok? E ripartire semplicemente con gli incassi, con quelli che naturalmente avreste voi nelle mani, e sempre con le distanze. Partiamo subito da Floranna. Io sarei d'accordo, perché comunque il mio lavoro si limiterebbe molto, molto. Una cliente ogni ora e mezza, due ore, insomma, è poco. Quindi sono d'accordo. Bene. Abbiamo invece, ecco, Aldo, prima ti ho interrotto. Aldo, tu ripartiresti se ti azzerassero tutti i tributi? Guarda, tutta l'attività non mi converrebbe di aprire, te lo dico francamente. Una sola sì, ma tutte e tre no, non ce la farei, perché i contributi alla fine non ce la fanno a coprire le spese che effettivamente abbiamo, di stipendi al 100% e di affitto al 100%, di corrente al 100%, non ce la faremmo nessuno, è impossibile. Non è eliminare su 7 operai 2.000 euro di contributi che ci farebbero risolvere il problema. Quindi l'unico vero problema, l'unica vera cosa che ci farebbe risolvere il problema è un ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile, dandoci la possibilità a chi va al ristorante, almeno in famiglia, che non ci deve essere, se io vado con la mia compagna e i miei figli, non ci deve essere la barriera di plexiglass, non ci devono essere 7 metri di distanza, perché se io ci vivo tutti i giorni con la mia famiglia, non vedo perché al ristorante devo stare distanziato. Cioè, e questa è la più grande fesseria del mondo, e già sarebbe per la ristorazione e il bar un qualcosina in più per entrare la famiglia insieme a vivere. Se poi uno fa una tavolata con 10 persone diverse che si mantiene un po' di distanza, qualcosina potrebbe essere anche giusto, ma per i primi un mese, due mesi, ma così tu stai distruggendo tutto, distruggi tutto, ci apri a dire chi è forte, chi ha qualcosa resista, ma tutti gli altri impiccatevi e chiudete. No, non usiamo la parola, non usiamo questa parola metaforica, impiccatevi, impicchiamo di tasse, impicchiamo di tasse, no, che ci dobbiamo impiccare, okay. Perché io per l'attività non mi succederei mai, per i debiti che ho con lo Stato, stare tranquillo che possono venire davanti alla porta quanto vogliono, ma per loro io non mi suicido, di questo devo stare tranquillo. Domenico, tu saresti d'accordo se ti azzerassero almeno i tributi, ripartissi con la tua moneta, con gli incassi tuoi? E poi soprattutto, come hai pensato di gestire, insomma, da giugno i tavoli? Prego. Allora, noi abbiamo la fortuna di avere molto spazio, e quindi da farne faremo un terzo dei coperti che possiamo fare. E io voglio parlare per la categoria della ristorazione che rappresento. Il nostro presidente Conte ci ha promesso una potenza di fuoco che in realtà non c'è stata. Noi abbiamo bisogno di liquidità a fondo perduto, non delle 25.000 euro. Noi abbiamo fatto la domanda più di una settimana fa, ma non abbiamo neanche avuto risposta. Però allo stesso tempo volevo dare
uno spiraglio. Noi siamo italiani, è la nazione più bella del mondo, ce la faremo, passerà un po' di tempo e tutti torneremo a volare. Sono convinto di questo. Bisogna che ci diano una mano dall'Italia, dall'Europa, un po' di liquidità, un po' di che azzerassero tutte le tassazioni fino a fine anno e ce la faremo. Ecco, in mancanza di liquidità, quello che ti chiedevo era semplicemente perché loro potrebbero fare, credo, solo questo, azzerare nell'eventualità per l'anno 2020. È già una cosa. È già una cosa. Comunque ripartiresti in questa maniera? Senza dubbio, noi siamo italiani, è la nazione più bella del mondo. C'è una domanda, quindi... per te, una domanda per il signore ristoratore: con un terzo dei coperti riuscirà a sostenere le spese fisse nonché a pagare tutti i dipendenti assunti? Naturalmente molti dipendenti non riusciremo a tenerli. Chi era? Dimmi chi era, fammi vedere di nuovo il messaggio. Ivan Bellini, prego. Ivan. Domenico. Noi speriamo di potercela fare, tutto qui, però dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno, altrimenti, come diceva l'amico Aldo, ci si può mettere un cappio, quindi preferisco neanche nominarlo. Noi di Apollignano preferiamo mantenere la fiammella accesa con la speranza di farcela, insomma, quindi non ci dobbiamo battere, perché siamo una grossa nazione fatta da imprenditori in gamba. Teniamo presente che la ristorazione, come anche tutti noi, i miei colleghi, noi non abbiamo soltanto, cioè formiamo un indotto, quindi vendiamo la carne, vendiamo il pesce, vendiamo il pane, vendiamo di tutto, quindi non si deve assolutamente bloccare questo giro, altrimenti siamo persi. Io preferisco vederla in modo positivo. Paolo Fumarulo, te la sentiresti di ripartire con con niente tributi nell'anno 2020? Io lancio la proposta, poi bisogna vedere. Per me... Ci sei, Paolo? Sì, la situazione per me non so esattamente. Ho l'audio veramente che non va molto bene, vi sento. Mi verrebbe da dire che tu sei in collina. Comunque, la situazione è troppo. Sì, esatto. Anche questa incide. Dicevi, prego. dicevo, per come ho seguito, la situazione è veramente critica la nostra nel settore moda, anche già il fatto di vedere in quella foto la Wintour in tuta che dice che la moda cambierà, questo ci fa capire che la situazione è molto grave. In più la gestione anche a livello nazionale non è stata presa in una corretta via, diciamo, in questa maniera. Ho capito. Perché, come giustamente anche gli altri hanno sottolineato, non si può andare avanti con un sostegno se non ci sono delle cose, come dire, dei controlli reali di quello che si ha bisogno per mantenere un'attività e un'industria anche. Certo. Non vedo Michele e Maria Mangano. Marcello, te la sentiresti di partire senza tributi nell'anno 2020? Di ripartire? Io sono stato sempre una persona positiva e voglio andare avanti. Indubbiamente ci devono prima garantire che sino al 31 ad oggi ci sia l'azzeramento delle tasse. Però io continuo a dire una cosa: se ci sarà un intervento di liquidità per tutte le attività, l'Italia potrebbe diventare più grande di prima. E anche un piccolo intervento a riguardo dei fitti. Allora, con liquidità in circolo, secondo me tutti i settori si rimetteranno in moto, secondo il mio punto di vista. Però io proseguirò ad andare avanti, perché questo è il mio lavoro e io ci credo nel mio lavoro. Bene, Michele Maria Mangano, c'è nella... O è andato via, caro Mimmo? C'è? Non c'è, è andato via, vabbè, non c'è. Aspetta un attimo che vedo subito, perché se mi hai scritto qualcosa... Aspetta, ecco, Michele... Ah, ok, è andato via, va bene. Grazie a te, Michele. Allora, siamo veramente alle ultime battute, abbiamo voluto fare una puntata particolare, diversa, speciale. Arrivano dei commenti,
Commenti, eccoci qua, Valerio, ecco, Valerio, chiedete ad uno stipendiato se andrebbe a lavorare con un terzo dello stipendio, dubito. Valerio, anche Valerio con la sua azienda a Ready Store è in difficoltà come tutti d'altronde. Allora, adesso faccio una carrellata finale con tutti voi, una carrellata finale. Rimettimi tutto gentilmente, se puoi, caro Mimmo, li voglio vedere tutti insieme. Eccoci qua. Bene, bene. Allora, noi facciamo una cosa. Intanto vedremo più in là se riusciamo a ricollegarci e a capire se il governo ha fatto qualcosa per tutti. Quindi capire naturalmente quando ripartiranno le imprese, le vostre attività, se sono ripartite con la giusta, okay, cautela, con i dovuti, tra virgolette, le dovute regole e la dovuta tranquillità. Quello che volevo chiederti, Aldo, ma hai avuto risposte alla lettera? Risposta quando l'hai spedita? Quando l'hai inviata? L'abbiamo inviata la settimana scorsa, metà settimana mi sembra, mercoledì, giovedì, non mi ricordo. Non hanno detto 24, no, di questa lettera qua, scusami. No, sì. Della lettera no, nessuno, perché sicuramente la riceveranno oggi, perché l'ho fatta ieri. Ah! E perché ieri, dopo l'ultima, le ultime parole che ci ha pronunciato Conte, dopo che ha decretato il nostro funerale, mi è venuta alle 2 di notte, non ce l'ho fatta più, visto che non dormivo, e me la sono preparata ieri. Quindi l'abbiamo spedita ieri, arriveranno, penso, domani. Però, tramite la stampa locale e cose varie, già penso che gli sia arrivata all'orecchio. Ma nessuno ha fatto nulla, nessuno ha chiamato, nessuno. Siete tutti genitori, signori, fatemi, siete tutti genitori, tranne chi? 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 Avete i vostri compagni? Perché se uno non è genitore, ha un compagno o la famiglia. Cosa raccontate? Allora, iniziamo subito da Flora. Cosa raccontate alla vostra famiglia quando vi incontrate? Ai vostri familiari, genitori, oppure ai vostri parenti? Loro come vi supportano? Avete ricevuto dei messaggi? Sono videochiamate, ci facciamo. Io non abito neanche nel paese di Mola, io abito a Torre a Mare, quindi non vado a Mola per nessuna situazione, eccetto quella della banca e basta. Quindi ecco, sento una bambina, sento qualcuno. Sì, una bimba di 2 anni e un 14 che sta studiando, sta in live con i professori. Ma ti ha mai chiesto, mamma, ma cosa sta succedendo? Mio figlio è al corrente di tutto perché è un ragazzo di 14 anni, loro parlano con i professori, con i compagni, socializzano tramite, diciamo, WhatsApp, ecco. Con la mia bimba ho una veranda, ho il terrazzo, un po' di mare, io abito proprio vicino al mare, 2 passi dal mare, quindi ogni tanto vado e la porto, ecco, e basta, ma è piccola, quindi non mi chiede niente, ecco. Certo, certo, certo. Marcello, il tuo figlio, tuo figlio, c'hai un figlio tu, sì? Sì, certo, mio figlio mi ha detto semplicemente di tenere duro, papà, ha detto, tieni duro perché tu ci credi nel tuo lavoro. Ecco cosa mi ha chiesto, perché tu sai benissimo, Vito, questa è un'altra polemica che vorrei fare, che il nostro sempre grande dottor Conte non si è mai preoccupato di noi separati, divorziati. Cioè non è mai emesso un decreto legge dove la gente che non lavora, come fa a pagare il mantenimento alla propria ex? Altro bel dibattito. Certo, certo. Non ci ha pensato proprio, i divorziati separati italiani, il dottor Conte non ci ha pensato proprio. La legge prevede il mantenimento puntuale ogni mese, questa è un'altra polemica. Comunque l'essenziale è avere l'amore dei figli che ti sostengono. L'amore dei propri familiari, delle proprie persone, dei congiunti. Oggi i congiunti sono anche i fidanzati, i compagni. Paolo, per Conte non sono i congiunti, i fidanzati non sono congiunti per Conte. Ho capito. Paolo, lui è contro l'amore, lui. Contro l'amore, addirittura. Paolo, sì, perché lui dice di andare a trovare solo i congiunti. Una fidanzata non è un congiunto. Paolo, ci sei? Non lo sento. Paolo? Ci sei, Paolo? Non c'è. Vabbè, è andato via. Avrei tanto voluto chiedere a Paolo cosa ne pensa del suo compagno. Allora, vediamo un po'. Domenico, quanti figli hai?
Io ho una, noi abbiamo una figlia di 6 anni e mezzo e vorrei sempre dare una ventata di positività in questa sciagura. Mia figlia dice: papà, che brutto questo virus, però grazie a questo virus siamo sempre insieme, perché io non pranzo, non ceno con la mia famiglia, non li vedo mai, perché il nostro lavoro è un lavoro duro, un lavoro che ti impegna tutta la giornata, e in questa tragedia siamo insieme da ormai 2 mesi, quindi non mi è mai capitato, neanche a mia figlia, di stare sempre insieme, di pranzare e cenare insieme. Diciamo, cogliamo la parte bella di questa tragedia. Certo. Vabbè, poi insomma, sei tu che cucini, no? No, io sono in sala, il mio socio che cucina. Vorrei anche dire che dopo 34 anni di convivenza con mia moglie ho scoperto che è una brava cuoca, incredibile. Ah, beh, eccezionale. Hai visto? Complimenti a mia moglie Antonella e a mio figlio Ginevra. Qualcosa di positivo c'è. Tornato Paolo Fumarulo. Perfetto. Paolo, mi senti? No, non lo sento, non si sente. Va bene, io sono costretto a chiudere la trasmissione, quindi voglio ringraziare Marcello. Caro Marcello, ti faccio un in bocca al lupo grande. Crepi, grazie. Anche a te, col tuo teatro. Non sono possessore di teatri, Marcello. No, dico, con i tuoi spettacoli in teatro. Grazie, sei gentilissimo. L'unica cosa che mi preme dire è che io non faccio spettacoli con le tragedie degli altri. Vito, tengo a ribadire questa cosa. Ci mancherebbe. Vito. Aldo. Allora, volevo fare solo una considerazione su quel messaggio che ti hanno inviato. Se il dipendente lavorerebbe con un terzo dello stipendio. Sì. Allora, io ti posso garantire, puoi vedere un messaggio che ho pubblicato sulla mia pagina di Facebook, che una mia dipendente alle 7:30 ieri mattina mi ha mandato un messaggio in cui mi ha detto: Aldo, ho visto la tua lettera, mi fa, se decidi, io voglio vedere il locale aperto, vengo a lavorare gratis. Che bello. Ah. Detto questo, ti dico come sono anche gli operai nei confronti dei titolari, perché capiscono il problema qual è. Come ti dirò, quello che mi ha detto mia figlia dopo che ha visto la lettera, mia figlia c'ha 16 anni, poi siccome io devo cambiare il materasso, mi fa: papà, ma prima che diventiamo poveri, me lo cambi il materasso? Perché mi sa che questa è la fine, che se non ci saranno dei provvedimenti non diventeremo poveri, ma avremo grosse difficoltà anche in più grandi imprenditori, anche in più grandi imprenditori. Ci vuole anche un po' di positività, eh? Ma guarda, io ti ho detto, infatti, guarda, che io intendo, cioè, io un locale riuscirei a tenerlo aperto, ma con queste condizioni tre non ce la faccio. Come uno, so, dice, è molto dura, lo so. Io di mezzo sono costretto, il ristoratore, il nostro amico dice, io devo stringere sicuramente gli operai, non li può tenere tutti. La stessa cosa vale per me, stringere gli operai vuol dire chiudere 2 attività su 3. Perché avendo 7 dipendenti, 3 ce l'ho un'altra parte, altri 4 suddivisi negli altri 2. Quindi devo per forza chiudere 2 locali almeno e tenerne uno aperto. Ma quello aperto mi porterà delle spese in queste condizioni. E in questo momento mi conviene chiudere 2 attività e una sospenderlo. Vabbè, io faccio una riflessione. Siamo italiani e ce la faremo. No, questo è sicuro. Io per carattere mi ritengo un italiano. Anch'io, io sono così. Io ce l'ho tatuato sulla faccia. Io sono bello tranquillo, io non sono abbattuto, anche se no, ci mancherebbe di distruggerci. Certo, se io ho fatto una lettera, ho fatto una richiesta, è per far capire il nostro stato d'animo, la nostra disperazione, come siamo combinati. Ma ti dirò che più che per me, io penso anche ai nostri dipendenti, perché se noi chiudiamo, se il 50% dell'attività chiuderà, tutti i nostri dipendenti dove andranno? Ma chi gli darà qualcosa? 5-6 mesi di disoccupazione e poi tutti dietro a Di Maio. Andiamo a mangiare Di Maio, dove andiamo? Cioè, dove vanno tutti questi ragazzi? Io riuscirei a cavarmela lo stesso, ti posso garantire che riuscirei a cavarmela come ce l'ho sempre fatta nella mia vita. Certo. Ma poi tutti questi ragazzi che abbiamo come dipendenti, tutti questi padri di famiglia, cosa porteranno da mangiare a casa se noi chiudiamo? E ti posso garantire che di questo pasto chiuderà almeno il 50%. Sì, sì. Aperto,
avrà una riduzione al minimo del 50% degli operai. Questo vuol dire che su un milione di dipendenti ne lavoreranno 200.000. Questo è certo. Paolo, però... ci sei Paolo? Paolo, un'ultima battuta da parte tua. Sarà. Non va purtroppo la tua diretta. Pazienza. Paolo, avremo modo di ricontattarti prossimamente nell'eventuale... Sarà una ripresa difficile. Ecco, sarà una ripresa difficile secondo lui. Va bene, allora abbiamo sentito queste voci. Naturalmente quello che noi ci auguriamo è che il governo, con il primo ministro e la, come lo chiami tu caro Marcello, il dottor Giuseppe Conte, possa rivalutare l'idea di avere nella sua task force, nel suo gruppo di lavoro, dei rappresentanti delle varie categorie, non solo formata da scienziati, da virologi eccetera, ma da ministri e quant'altro, ma da veri rappresentanti delle categorie, che non sono solo le confederazioni, le associazioni, ma sono proprio, cioè tu mi devi chiamare una persona che ne capisce di ristorazione, una persona che ne capisce di abbigliamento, una persona che ne capisce di bar, di come si gestisce un bar, di parrucchiere. Devono capire come poter intervenire, basta, solo questo, senza fare, come dire, conferenze così plateali. Vito, però consuma, soldi a pagare il famoso dottor Colau Meravigliava, quindi di cosa stiamo parlando? Il dottor Colau penso che questo lavoro lo farà gratis, non credo proprio. Quindi, di che stiamo parlando? Lo scandalo è per i colleghi ristoratori, no? L'unico giorno che la Camera si è riunita hanno aperto il ristorante e si sono lamentati che il cibo era scorto. Ma loro hanno avuto una deroga per aprire il ristorante. Perché il mio collega non l'ha potuto aprire per farsi un matrimonio al ristorante e loro per mangiare si sono aperti il ristorante? Non si potevano far portare un panino a domicilio? Con quale autorità hanno violato le loro stesse leggi? Se qualcuno è capace in Italia di spiegarlo, ma purtroppo nessuno, perché succedono solo in Italia queste cose. Non c'è l'autorità in Italia, perché Conte dice che bisogna chiudere, Zaia va e fa una legge che apre, poi un altro dice che bisogna aprire. De Luca in campagna, mio grandissimo, sono un fan di De Luca, ti metti il lanciafiamme e ti chiude tutto. Cioè, quindi non c'è nessuno che applica la legge per quello che è, perché non c'è una legge. Perché le leggi che fanno, i decreti che fanno, sono dei decreti che c'è da comprendere. E non lo comprendono nemmeno chi li scrive. Buttano delle parole, li buttano là, poi ognuno li interpreta come vuole, come qualsiasi legge italiana. Infatti si dice... Quarta legge, ho trovato l'inganno. E sono loro i primi a sperimentare questa cosa. A Parma, sono i primi. Va bene, grazie ragazzi, grazie amici, vi auguro un in bocca al lupo, ci vediamo presto. Grazie. Mi sarebbe piaciuto, Domenico, venire con la mia troupe da te, ma non c'è consentito. Nel tuo ristorante. Faremo una deroga per voi, grazie a te Vito, sei un grande. Ora molto bene tuo padre, tu lo sai, ed è un buon padre, non può che uscire un figlio in gamba. Saluto a tutti. Grazie mille, grazie. Ciao Vito, buona giornata. Bene amici, voglio ringraziare tutti voi, grazie per essere stati collegati con me e vi rimando l'appuntamento naturalmente alla prossima con il talk show È ora di te e speriamo veramente bene. Voglio ringraziare naturalmente la TV, la Miravision e tutti coloro che ci hanno seguito, sia su Facebook che in TV soprattutto. Ciao da Vito Diomede, Amarcord sempre di voi.